Buonasera amici telespettatori, benvenuti alla decima puntata di Super Quarto. Oggi niente città, niente posti naturali, ma un'intervista a un esponente della musica mondiale che io veramente sono emozionato come quando il Mosco gli è atto là per dirvi. Allora, sto cercando di entrare a casa sua, però è un po' un caso. Aiuto. Buonasera. Io mi chiamo. A tutti chiami. E come non mi Allora, presenta il nome? ma io l'ho già detto prima. Lei Ma si è che cosa? consacrato. Allora, l'ho già detto però, comunque, allora, si chiama Cortiglio Butto, un grandissimo musicista, nonché musicista e scultore. Grazie Adesso, per sua moglie. commossa lui. Allora, ci faccia sentire subito qualcosa che riguarda la sua musica cacofonica. Io vedo qui per esempio due pianoforti che sono riguardanti la mia Africa di 3 anni fa. Venite qua. Allora, Sentiamo. il primo suono singolarmente si deve decomprimere e cantare in questa maniera. Eccellente. È un musicista veramente. Complimenti, maestro, Guarda, se non senti, non sei vivo. Il Andiamo a secondo vedere questo. suono, Emozionante, ragazzi, che poi è veramente. rivoluzionario per la musica italiana, è questo. Ecco. Sentite? Ecco. È fantastico. Va tutto da solo, perché Solo lui. la dinamica della Prego. decompressione della... Ma sono fatto cazzo! Ma si Ma chiama? è? Per favore! E che Ammazzami, cazzo? Deve allora. suonare così tanto questo cazzo di pianoforte! Allora, stiamo Comunque, stavo tranquilli, io sono dicendo... sempre un benzinaio per me e mia mamma. Niente, la dinamica è dovuta alla corda che semplicemente attraverso un astrolabio le ho dato decompressione, automatismo, e ha fatto cinciano. Ma Ok, deve adesso... essere in forma. Ok, adesso andiamo a vedere la parte più emozionante del video essere una scimmia per me, ovvero la grandissima scultura di quest'uomo. Cameraman! Cazzotto che pianoforte! Costa Tranquillo, 350.000 euro! Che cazzo! lo monteremo, non si preoccupi, io sarò un giaguaro per me. Sì, niente, mi calmo. Ok, allora. Questo è il mio capolavoro. Si può dire che rappresenta la scultura degli 8800. Niente, È questo è meraviglioso. il sintetizzatore di evidenziatore. Costituisce un bel manchia con praticamente il color verde e il color giallo, che sono un simbolo di mio nonno. Niente, la faccio anche toccare, guardi. Posso Provi a toccare? prenderla. No! Che cazzo No, non l'ho fatto apposta. No, la mia famiglia! Ma cosa ho fatto? Io sono sempre stato buono per me! Perché? Oh.